Chiedete mai ai vostri figli se sono felici a scuola? Me lo chiedo spesso anch'io. In tanti anni di insegnamento ho visto la scuola perdere via via di vista le più ovvie e consolidate conoscenze pedagogiche, fino ad arrivare al paradosso di un'istruzione povera, standardizzata, burocratica e noiosa, anche se non ovunque per fortuna, e a intere classi di studenti passivi e rassegnati. Un adolescente passivo e spento è qualcosa di contraddittorio e di spaventoso insieme. Non dovrebbe essere un'esplosione di energia ed entusiasmo? Che cosa manca perché questo avvenga? Dovremmo rispondere a questa domanda, e ce ne sono altre. Quale modello educativo è adatto a riscattare questa generazione di ragazzi? Quale adulto ci immaginiamo come risultato dell'intero percorso? E in sostanza, quale mondo futuro vogliamo costruire? Intanto chiariamo, istruire ed educare non sono la stessa cosa. Spesso la scuola istruisce, ma rinuncia a educare. L'istruzione è trasmissione di conoscenze, ma l'educazione è molto di più. È una forma d'arte, la più gravida di futuro, perché guarda avanti all'uomo nuovo da plasmare. E insieme è ricca del sapere tramandato dalle generazioni precedenti. I nostri ragazzi hanno bisogno non solo di istruzione, ma anche e soprattutto di educazione, perché hanno bisogno di guardare al futuro. Provate a chiedere ai vostri figli come si immaginano il loro futuro e chi vogliono diventare. Vi accorgerete che molti di loro non vedono nulla davanti a sé, al massimo qualche incerta prospettiva lavorativa. Il mondo in cui viviamo è troppo liquido e incomprensibile. Tocca a noi aiutarli a pensare a un futuro vivibile e accompagnarli nel complicato processo di scoprire chi sono. Il nostro ruolo è di essere un ponte tra passato e futuro. L'essenza dell'educazione, infatti, è conservare e rinnovare insieme. Il suo fine è scoprire e sviluppare potenzialità e talenti dei nostri ragazzi e farli crescere con cura amorevole. Quando un ragazzo esprime la sua essenza profonda nell'agire e nel conoscere, è appagato, è in pace con se stesso. Lo diceva anche Maria Montessori, il bambino è un embrione spirituale per via delle infinite potenzialità che può esprimere. Dobbiamo quindi chiederci: qual è l'uomo che vogliamo per il XXI secolo? In pieno umanesimo, Giovanni Pico della Mirandola ci ha spiegato che cos'è l'uomo. L'uomo, scrive, è un grande miracolo perché ha la capacità di plasmare se stesso e di scegliere se degenerare a livello dei bruti o rigenerarsi nella sua natura divina. Pico ci ha detto tutto ciò che ci serve per la rinascita dell'umano e per la fioritura del seme divino che ci portiamo dentro. Ognuno di noi deve sviluppare la sua libertà interiore e la sua creatività. Perché non ci può essere un essere umano senza libertà interiore e senza creatività. Sarebbe uno schiavo senza coscienza, e non è certo questo che noi vogliamo per i nostri figli. Perciò ora è più che mai necessario dar vita a un nuovo umanesimo per rimettere al centro i più autentici bisogni umani e la dignità dell'uomo. E proprio di questo i nostri ragazzi hanno bisogno: di senso, di relazione e di direzione. E questo è il nostro compito di educatori. Il mondo che verrà, se vogliamo ancora un mondo umano e non un incubo transumano, dovrà essere più consapevole e più giusto. Dovrà essere fondato sulla cooperazione e sui valori spirituali, non certo sulla competizione o sull'avidità. E quando parlo di spiritualità non do al termine alcuna connotazione religiosa o New Age. Semplicemente lo spirito è ciò che rende l'uomo umano e l'insieme delle qualità più alte: etica, responsabilità, giustizia, amore, empatia, bellezza. La spiritualità, infatti, è autotrascendenza, ovvero capacità di elevarsi al di sopra della propria mera natura biologica e animale e di gettare uno sguardo all'oltre, all'oceano sconfinato delle potenzialità di essere e dei mondi possibili. Senza questa qualità speciale non avremmo la musica di Bach,
i dipinti della Cappella Sistina di Michelangelo, i disegni di Leonardo, i capolavori dell'architettura gotica o la Divina Commedia di Dante. La scuola del mondo che verrà dovrà essere un luogo di gioia, di libertà consapevole, di crescita integrale sul piano fisico, emotivo, intellettuale e spirituale. Una testa riempita di nozioni frammentarie è come un cumulo di mattoni senza calce e senza progetto. Non ci serve. Ci serve invece quello che diceva Michel de Montaigne nel 500. Formare una testa ben fatta, non ben piena, una persona integra, sveglia, che unisca armoniosamente corpo, mente, anima e spirito, che abbia amore per la verità e per la bellezza. Nella scuola del mondo che verrà si imparerà in piccoli gruppi, nella natura, in luoghi belli e luminosi. L'esperienza dell'imparare e del collaborare con gli altri dovrà sempre essere associata a vissuti gratificanti e stimolanti. A queste condizioni la scuola sarà il luogo più amato dai bambini e dai ragazzi e saranno felici perché la loro naturale curiosità e la loro motivazione a mettersi alla prova saranno pienamente soddisfatte. D'altra parte non sarà più necessaria la competizione, perciò non ci saranno nemmeno i voti. Ma ciascuno riceverà un costante rimando sui propri progressi. La tecnologia digitale che li ha resi dipendenti e depotenziati avrà uno spazio minimo, almeno fino all'adolescenza, per dare il tempo al cervello di formare le vie neurali necessarie al pensiero complesso. Per questo serve usare le mani e fare esperienza. Si impara facendo, infatti, e anche sbagliando. Bisognerà riscoprire la felicità dell'errore che, quando accolto e analizzato, stimola l'onestà intellettuale e la creatività. Ci chiediamo mai quali siano i bisogni fondamentali dei bambini e dei ragazzi? Solo riconoscendoli possiamo dar vita a una scuola su misura per loro. Movimento all'aperto, gioco, natura, relazione, amicizia, fiducia, manualità, empatia, bellezza e soprattutto senso. Molti ragazzi sono annoiati a scuola perché non riescono a dare un senso a ciò che studiano, e cioè a rispondere alla domanda: a che scopo lo faccio? È difficile essere felici quando non si riesce a dare un senso alla propria vita e al proprio agire. Per questo ci servono insegnanti formati e selezionati con molta cura, dotati di talento pedagogico, di competenza comunicativa, studiosi appassionati delle loro materie, persone capaci di relazioni autentiche e oneste ed entusiasti di stimolare i loro allievi al limite delle loro possibilità. Niente è più efficace di un insegnante che ama ciò che insegna e che sollecita a farsi domande. Come scriveva François Rabelais, il bambino non è un vaso da riempire, ma un fuoco da accendere. Tutti noi ricordiamo con nostalgia quegli insegnanti che hanno saputo accendere in noi la fiamma del desiderio di conoscenza. Per questo motivo, 2 anni fa, ho deciso di dar vita ad una comunità educativa ispirata al modello del giardino filosofico di Epicuro. Ho radunato un gruppo di adolescenti dai 16 ai 20 anni e con loro e con alcuni colleghi ho fatto l'esperienza di una serie di seminari residenziali di alcuni giorni nel verde. Abbiamo condiviso i pasti, le passeggiate, le meditazioni, i laboratori di teatro, di arte, di musica, di aikido e tanto, tantissimo sapere dagli ambiti più disparati: storia, letteratura, fisica quantistica, economia, filosofia, scienze, psicologia, mass media, comunicazione. Abbiamo parlato della morte e della bellezza, della mente e della coscienza, della libertà e del senso della vita. Erano tristi e demotivati all'inizio. Li ho visti via via ritrovare la gioia, la vita e il desiderio di conoscere. Ne ho concluso che per la nuova educazione integrale e fondata sui valori spirituali perenni ci servono la conoscenza di sé, la trasversalità, il pensiero critico, l'integrità
e la creatività. Conoscere se stessi è fondamentale per far brillare la propria luce interiore e per ricordarsi che si è veramente un'essenza divina, ci ha detto Pico. Vuol dire inoltre e soprattutto conoscere a fondo la propria parte in ombra. Vuol dire anche comprendere le trappole della mente e sviluppare la coscienza. Per questo a scuola si imparerà la mindfulness, la presenza a se stessi, alle proprie sensazioni fisiche, alle emozioni e ai pensieri. Si imparerà, per esempio, che la consapevolezza del respiro può aiutare a gestire l'ansia o che si può riuscire a osservare i propri pensieri con distacco. Dobbiamo abituare i ragazzi ad avere una mente aperta e sgombra da pregiudizi. Per questo occorre superare le barriere stagne delle discipline e sviluppare la trasversalità. L'eccesso di specializzazione ci fa guardare al mondo dal buco della serratura, ma in un mondo così complesso ci servono strumenti per decifrare la complessità, collegando fra loro ambiti diversi del sapere e dando vita a intuizioni e sintesi originali. Come l'uomo universale del Rinascimento, l'allievo del futuro dovrà abbracciare vasti orizzonti. Non c'è senso a scuola senza pensiero critico. Pensare con la propria testa permette di evitare di riconoscere falsità e inganni e di difendere la propria libertà. Ma come si può insegnare il pensiero critico a scuola? Per esempio, imparando a farsi domande e a non dare niente per scontato, invece di ripetere passivamente un sapere predigerito. Oppure, riconoscendo le manipolazioni storiche, logiche, linguistiche, statistiche che distorcono la realtà. Per questo ci servono la storia, la logica, la lingua, la matematica. Li ho visti gli studenti dopo questo tipo di lavoro. Diventano svegli e pronti a mettere in discussione tutto ciò che sentono anche da me. Non se ne parla mai, ma non ci può essere educazione senza integrità. L'integrità ha a che fare con il senso di avere dei sani confini personali e di farli rispettare. Dobbiamo insegnare ai ragazzi a volersi bene, a essere empatici con se stessi, a prendersi cura di sé con responsabilità. Solo così lo faranno anche con gli altri. E noi possiamo essere soddisfatti quando imparano la meravigliosa capacità di dire di no a ciò che è dannoso per sé o per gli altri. La creatività è la caratteristica più essenziale dell'essere umano ed è la più necessaria nella scuola del futuro. Creatività è capacità di plasmare se stessi e di trasformare il mondo in modo imprevedibile. Perciò, nella scuola del mondo che verrà, avranno un posto centrale le discipline creative, arte, musica, danza, poesia, teatro. Ma la creatività riguarda qualunque attività intellettuale, per esempio la matematica, la filosofia, l'educazione, perfino l'agire quotidiano. Creatività non è assenza di regole, ma apertura mentale, ricchezza ideativa, audacia e anche disciplina interiore e massima concentrazione. Per valorizzare al massimo la creatività negli studenti, però, anche gli insegnanti dovranno essere creativi e questo significa liberarsi dall'abitudine e dai pregiudizi. Non c'è creatività senza bellezza. La bellezza è la via d'accesso ai mondi spirituali. Perciò bisogna educare a riconoscere e a creare il bello. Senza la sensibilità al bello, l'essere umano si svilisce. Uno dei momenti più indimenticabili che ho vissuto con i miei ragazzi dei residenziali è stato vederli completamente assorti e rapiti nell'ascolto della lettura teatrale del discorso di Diotima sulla bellezza nel simposio di Platone, seduti in cerchio in mezzo al bosco. La scuola che verrà dovrà essere una scuola viva, una vera scuola di vita, perciò richiederà il massimo impegno non solo degli insegnanti, ma anche dei genitori. Noi adulti dovremo imparare a esprimere al meglio le nostre qualità spirituali, perché tutti noi, per i nostri ragazzi, siamo un modello da imitare.
Si può insegnare, infatti, solo ciò che si è. Perciò dovremo essere autorevoli, saper ascoltare, saper dialogare, saper accogliere. Un adulto autorevole usa la forza in modo protettivo, mai coercitivo, e dà poche regole, ma chiare e condivise. Soprattutto sa essere autentico. La ricerca scientifica in psicologia ha mostrato un'interessante correlazione fra autenticità e benessere psicologico. Si sta bene con chi ci dà amore, onestà e rispetto, e lo si riconosce subito. Per gli uomini e le donne di domani, l'insegnante sarà la figura più preziosa da prendere a modello per crescere interiormente forti, autonomi, sensibili e svegli. Bambini e ragazzi hanno bisogno di veri maestri. E la nostra responsabilità di adulti verso le generazioni future sarà testimoniare ai giovani come si diventa ciò che si è nel profondo di se stessi. Solo così potremo ritrovare le qualità più alte dell'essere umano e costruire mondi sociali più giusti, consapevoli e felici. Tutto questo potrà sembrarvi straordinario. In realtà sta già avvenendo.